Ciao, come state? Tutto bene? Come sempre siamo insieme nel nostro post per, insomma, raccontare un po' quello che ci siamo detti quest'oggi. Beh, intanto dobbiamo dirlo, abbiamo iniziato un 2022 col botto perché eravate tantissimissimissimissimi con questo. Grazie, grazie, grazie. E poi questa mattina, insomma, abbiamo così raccontato un po' quello che poteva essere il nostro buon proposito per il 2022. Io, ad esempio, ho deciso di rimettermi in forma e di imparare almeno una lingua. Inizierò proprio questa sera con il francese, ma a parte questo, siamo stati insieme anche per raccontare un po' com'è andata il vostro fine 2021, inizio 2022. E insomma, vi avete raccontato che qualcuno di voi, ahimè, è rimasto positivo e quindi insomma in quarantena con la famiglia, ma mi ha detto di stare bene, quindi va benissimo. Qualcun altro invece mi ha raccontato che ha fatto un trekking in Trentino e quindi ha camminato. Chi invece ha deciso di fare un po' il burbero, di essere quasi un orso, di andare in un eremo, quindi fare l'eremita e oltre alle passeggiate a, diciamo così, a vedere meglio, vivere meglio la natura, beh, si è degustato del brandy, soprattutto alla sera, che io sto se vedo anche un falò, quello mi sono dimenticata di chiederlo. Ma poi c'è anche chi invece ha lavorato e quindi, ahimè, fine e inizio a cavallo dell'anno, insomma, l'ha passata a dormire. Ok? Dobbiamo dire che effettivamente può capitare che insomma ci siano dei momenti in cui qualche volta si debba un pochettino lavorare, quindi non si è insieme, ma sicuramente noi siamo stati insieme questa mattina e alcuni di voi sono partiti subito dicendomi che insomma avrebbero cucinato nero di seppia con la ricotta. Va bene, così alle 9:30 del mattino parlare già di cibo, ho detto che era una cosa un po' particolare, ma questo ha fatto sì che qualcuno di voi, Marpione, insomma, sfruttasse l'occasione e si facesse anche invitare a pranzo, o meglio a cena, dicendo che non era una bella donna, ma un uomo barbuto, ma che la compagnia gli faceva piacere e soprattutto gli faceva piacere essere invitato da chi cucinava bene. E secondo me, insomma, dobbiamo dire che in qualche modo siete tutti dei grandi cuochi quando soprattutto dovete, diciamo così, accogliere in casa una donna e quindi che il suo palato e le sue papille gustative siano stimolate per un dopo cena, vi conosco, vi conosco. E poi abbiamo ascoltato la musica. Chi mi ha detto che avrebbe avuto piacere anche di ascoltare in qualche modo del metal, ma come sapete, io insomma devo sottostare anche un po' a quelle che sono, diciamo così, le richieste, o meglio la playlist e la programmazione che ho a disposizione, per cui non posso sviare tanto, ma ci siamo sentiti un brano di Lucio Battisti che io non conoscevo e un altro che mi è stato richiesto dalla California, che in realtà non ho trovato proprio chi insomma era diciamo così il cantante di quel brano, ma l'ho proposto in una versione di Andrea Bocelli e Jennifer Lopez. C'è chi mi ha detto: no, Jennifer Lopez no, va bene. E quello ho trovato, ragazzi. Che dire, è stata una bella mattinata e tra l'altro vi devo ringraziare perché mi avete anche dato dei suggerimenti come quello di vedere su YouTube il canale di Carlo Lucarelli, che insomma racconta un po' la storia anche di grandi band, soprattutto con delle particolarità. E questo mi è stato chiesto anche magari di raccontarlo qui nei prossimi martedì, e allora assolutamente sì, lo faremo. Quindi io, come sempre, vi do appuntamento a martedì prossimo qui alle 9:15, 9:30. Come sempre, seguitemi anche sul mio canale Patreon e per il resto, insomma, potete mandarmi una mail a imcalib@libero.it e io sarò ben contenta di rispondervi. Con questo vi saluto. Vi bacio, vi abbraccio, vi ringrazio ancora una volta e naturalmente buon 2022, anche perché insomma non ce l'eravamo ancora detto di quest'anno. Ciao, alla prossima!